Nulizza a Nicola Salerno a Mario Panseri. Cigliola Cinquetti. Italia, Toto Cotugno met insieme. He is the winner of the Eurovision Song Contest 2021. It's Italy. Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog. Videovlog di oggi però è qui per presentarvi il grande evento che vede l'Italia in prima fila assolutamente, perché l'anno scorso l'Italia dopo tanti anni ha vinto finalmente l'Eurovision Song Contest e quindi quest'anno l'Eurovision Song Contest si trova in Italia, esattamente a Torino, al Palo Olimpico, va bene? E sarà l'Eurovision Song Contest 2022, la 66esima edizione. Allora, nel mio canale c'è un'intera playlist che racconta la storia dell'Eurovision Song Contest, andate a vedere, in particolar modo quando c'era l'Italia, ho raccontato la storia dell'Eurovision, ma se volete saperla proprio tutta, la racconto anche all'interno di un'altra serie, che è quella delle 10 canzoni, andate pure a vedere la storia anno per anno delle 10 canzoni, e lì troverete all'interno anche la storia di tutti gli Eurovision Song Contest. Ma oggi siamo qua in particolare per raccontare l'Eurovision Song Contest del 2022, come sarà, chi lo presenterà, quanto durerà, quanti sono gli artisti e le nazioni che partecipano, tutte le curiosità di questo Eurovision, va bene? Quindi vi auguro la buona visione e benvenuti sul mio canale, chiaramente. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, oggi vi parlo dell'Eurovision Song Contest del 2022. Questo amore non mi piace da morire, non parlare. Magico, magic, c'è una musica strana. L'Eurovision Song Contest 2022 sarà la 66esima edizione dell'annuale concorso canoro. Si svolgerà dal 10 al 14 maggio presso il Palo Olimpico di Torino in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nell'edizione precedente. Sarà la terza edizione della manifestazione musicale a svolgersi in Italia, dopo l'edizione del 65, grazie alla Cinquetti, e del 91 grazie al Cotugno. Il concorso si articolerà come dal 2008 in due semifinali e in una finale. Il 27 novembre del 2021 è stato annunciato che la scenografia sarà curata dall'italiana Francesca Montinaro, già ideatrice della scenografia del Festival di Sanremo del 13 e del 2019. Il design della scenografia, denominata The Sun Within, è stato svelato il 18 febbraio scorso. Il successivo 27 dicembre è stato annunciato che la regia dell'evento invece viene curata da Duccio Forzano, che fra l'altro era già capo della regia del Festival di Sanremo del 2010, 11, 13, 14, 18 e 19, perciò siamo in mani buone, e da Christian Biondani, regista di svariati programmi televisivi e videoclip musicali. Il 2 febbraio del 22, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, sono stati annunciati i conduttori dell'evento, che saranno Alessandro Cattelan, Laura Pausini e appunto Mika, che nonostante non sia italiano, anche se lui è libano-britannico, Mika è a grande popolarità in Italia e quindi l'hanno scelto per presentare l'Eurovision. Lo slogan di questa edizione è The Sound of Beauty, che vuol dire? Vuol dire il suono della bellezza. Ed è stato reso noto il 21 gennaio del 22 tramite un comunicato stampa congiunto della RAI e del UER, mentre il logo dell'evento raffigura una sfera circondata da una rappresentazione con i colori della bandiera italiana. All'indomani della vittoria italiana, ospitata dalla città olandese di Rotterdam, l'edizione del 21, la delegazione italiana ha espresso l'interesse dell'emittente pubblica RAI a organizzare la manifestazione musicale. In particolare, la capodelegazione italiana Simona Martorelli, dopo aver ricevuto dal supervisore esecutivo il dossier relativo all'evento, ha annunciato che sarebbe stato indetto un bando per selezionare la città ospitante. Allora, erano tantissime le città d'Italia che si sono
proposte, c'era chiaramente anche Firenze, c'era Roma, c'era Sanremo addirittura, perché aveva proposto il teatro Ariston Sanremo, a dire la verità, troppo piccolino per i miei gusti, e infatti poi la scelta è caduta su Torino. E grazie a Dio, perché è una bellissima struttura quella, poi la vedrete anche durante, io qua c'ho la foto, è bellissima chiaramente, ma vedrete anche com'è giusta per ospitare un evento di questo tipo, eh. Allora, nel corso di questo vlog ci sarebbero da raccontare un sacco di cose che sono anche un po' burocratiche, che non so sicuramente io a dirvi. Ci sono tanti eventi collaterali, quasi tutti i paesi che concorrono all'Eurovision Song Contest hanno praticamente dedicato un evento collaterale a questa manifestazione, ma la cosa più importante qual è? È quello che succederà quando appunto in Italia si apriranno le porte all'Eurovision Song Contest, e questo accadrà il 10 di maggio, poi ci sarà il 12 maggio e poi ci sarà la finale, va bene? Allora, le canzoni e i paesi in gara sono tantissimi e adesso ve li racconto. L'amore femmina se non riceve non si dà. La prima semifinale si svolgerà il 10 maggio del 22, inizierà alle 21 e gareggeranno 17 paesi. Voteranno anche Francia e Italia, che invece non gareggeranno perché, come sapete, i paesi fondatori dell'Eurovision Song Contest fanno soltanto la finale. Tutti gli altri paesi invece devono fare la selezione, va bene? A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Ucraina potrebbe gareggiare con un'esibizione preregistrata. Questo è stato fatto perché nel caso in cui ci sia l'impossibilità della delegazione di presenziare fisicamente alla manifestazione, in quel caso manderanno l'esibizione preregistrata. Allora, questo che vi dirò non è comunque l'ordine di uscita, perché quello lo faranno e lo renderanno noto dopo. Io vi dico proprio l'elenco dei paesi che concorrono alla prima serata di selezione. La prima serata semifinale dell'Eurovision 22 vedrà l'Albania, Lettonia, Lituania, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Bulgaria, Paesi Bassi. Ci saranno anche Moldavia, Portogallo, Croazia, Danimarca, Austria, Islanda, Grecia, Norvegia, Armenia. La seconda semifinale si svolgerà il 12 maggio invece, sempre alle 21, vi gareggeranno 18 paesi, voteranno in questo caso anche Germania, Regno Unito e Spagna, anche questi sono paesi che appunto essendo fondatori fanno soltanto la serata finale, va bene? Ok, perfetto. 18 paesi alla seconda serata. Volevo anche dirvi che le serate dell'Eurovision, io spero che sarà così anche quando la fanno qui in Italia, solitamente non durano mai tantissimo, cioè non è come un festival di Sanremo che inizia alle 8:30 e finisce alle 2 di notte. In questo caso l'Eurovision è molto più stringato, cioè molto più veloce anche nel modo in cui presentare i pezzi, non è uno show ma è proprio una gara di canzoni, e quindi solitamente insomma intorno alle 11:30 di sera finisce già, Questo per quanto riguarda le semifinali. La finale è un po' più lunga, ma insomma non proprio di tantissimo, non è assolutamente come saremo in questo caso. Allora, gli artisti che invece si presentano, e più che altro i paesi che si presentano per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest del 22, saranno i seguenti: Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Georgia, Malta, San Marino, è un po' come fosse l'Italia quest'anno, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia, Repubblica Ceca.
Anche Malta è un po' italiana però quest'anno, con Emma Muscat. Ok, perfetto. Questi sono gli artisti perciò che partecipano all'Eurovision Song Contest. Nella finale, chiaramente, a questi, cioè a quelli che passeranno le selezioni, noi ci auguriamo, facciamo il tifo, chiaramente, per i nostri italiani che sono presenti, anche per altre nazioni. Chiaramente, alla finale poi si aggiungeranno l'Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Eccola. Sono soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti. Ma come un festival che si rispetti, anche nell'Eurovision Song Contest del 22 in questo caso, ci sono anche gli stati che non parteciperanno. Quelli che non sono neanche presentati alle selezioni, perché come sapete le selezioni sono grandissime, eh? Cioè noi vediamo arrivare una parte soltanto dei tanti paesi che si presentano. Allora, coloro che però non hanno partecipato per una ragione, cioè proprio principale, sono questi che vi dirò. Comincio dal più difficile da dire, eh? Non so se sarò bravissimo col tedesco. Liechtenstein, questo è il paese che non parteciperà. L'ho confermato, il paese stesso che preferisce non partecipare. E pensate che sarebbe stato il debutto, perché il Liechtenstein non ha mai partecipato all'Eurovision Song Contest. Speriamo prima o poi che partecipi. Anche l'Andorra ha deciso di non partecipare. La causa è ancora, pensate, la pandemia di Covid-19, che in quel paese è ancora molto forte e ha preferito non partecipare. La Bielorussia non parteciperà, questo annuncio è stato appunto dato dall'emittente bielorussa BTRC, dall'Unione Europea di Radiodiffusione, rendendo impossibile la partecipazione alla manifestazione, perché all'emittente sono state concesse 2 settimane per rispondere prima che la sospensione entrasse ufficialmente in vigore, cosa che non è avvenuta, quindi l'emittente è stata ufficialmente espulsa dalla UER. Ha perso i diritti di partecipare a trasmissioni di concorso, a trasmissioni comunque europee per 3 anni, pensate. E quindi la Bielorussia, non avendo l'emittente appunto con il permesso per mandare l'Eurovision Song Contest, non può partecipare. Anche la Bosnia ed Erzegovina non parteciperanno, e questo per un motivo di debiti, perché sembra che questa nazione, Bosnia ed Erzegovina, non partecipi perché ha forti debiti verso l'UER e quindi fino a che non li estingue questi debiti non può partecipare. Il Lussemburgo non partecipa a questa edizione, non sappiamo bene la ragione, ma insomma ha deciso di non partecipare, come anche il Principato di Monaco, che sono tanti anni che non partecipa al Principato di Monaco all'Eurovision Song Contest, e anche quest'anno non ce l'avremo. Come non ci abbiamo la Russia, e sappiamo perfettamente perché, ecco, in seguito all'invasione dell'Ucraina e alle proteste anche di vari emittenti televisivi europee, è stato deciso che la Russia non deve essere all'Eurovision Song Contest. La Slovacchia non ci sarà, come non ci sarà neanche la Turchia e neanche l'Ungheria, va bene? L'Ungheria, per una questione un po' particolare, perché l'Ungheria ha un festival, un po' come il Sanremo da noi, che sarebbe la DAL, e chi vince la DAL va all'Eurovision Song Contest. Però quest'anno la DAL non era collegato alla vittoria, cioè chi vinceva quell'anno la DAL non andava, perché non ci sono stati gli accordi, perciò non andava a rappresentare l'Ungheria all'Eurovision Song Contest. Questi sono gli stati non partecipanti e i loro motivi di non partecipazione. Non tocco ne prevedi, a volte non si esprimermi. Il 66esimo Eurovision Song Contest, che si tiene finalmente in Italia, perché l'anno scorso, come sapete benissimo, ha vinto l'Italia dopo tantissimi anni, grazie a Maneskin, e andrà dal 10 maggio al 14 maggio, quindi anche il 12 maggio, cioè sia il 10 che il 12 maggio, e poi il 14 maggio ci sarà la finale. Dal Panolimpico di Torino, a presentare Alessandro Cattelan, Lara Pausini, Mika, l'emittente che la manda in onda chiaramente è la RAI. I partecipanti in totale saranno 40.
ritiri più clamorosi, quello della Russia, i ritorni più clamorosi, l'Armenia e il Montenegro, perché era già un po' che non erano presenti all'Eurovision Song Contest. Allora, noi augurandoci che vada veramente tutto bene, cioè praticamente che l'Italia anche quest'anno faccia una buona figura, ma insomma abbiamo una bellissima canzone cantata da due artisti amatissimi, con delle bellissime voci, insomma io credo che siamo già un passo avanti, eh? E siamo anche un po' combattuti, perché amiamo tantissimo Achille Lauro che partecipa per il San Marino. Allora, io avevo intenzione anche proprio di presentare, di fare praticamente anche, però l'Eurovision Song Contest, se, guardandolo dalla parte del San Marino, perché questo è importante secondo me quest'anno più che mai farlo, perché a rappresentare c'è un artista italiano e mi piacerebbe tantissimo poter fare appunto questo, poter raccontare anche l'Eurovision dalla parte del San Marino e riuscire a capire quante volte, come è andata al San Marino l'Eurovision Song Contest. La stessa cosa la potremmo fare anche con Malta quest'anno, perché a rappresentare Malta c'è Emma Muscat, che come sapete ha partecipato alla 17ª edizione di Amici di Maria De Filippi, e quindi insomma noi ce la sentiamo veramente anche Malta, molto Italia, e quindi insomma racconterò qualcosa anche di loro, sono sicurissimo. Allora, non vi dimenticate quindi di guardare chiaramente l'Eurovision Song Contest, per noi è un evento annuale fantastico come Sanremo. Il momento che ci piace di più è quando arrivano i voti finali paese per paese, diventiamo matti in quel momento, è fantastico questo festival annuale. Ricordo ancora il 10 maggio, il 12 maggio e il 14 maggio. A mandarlo in onda sarà la Rai, e quindi vedremo un po' forza Italia, un po' forza anche San Marino e un pochino anche Malta, guarda. Se vi piace l'argomento, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che parla proprio dell'Eurovision Song Contest, dove io non solo canto anche tutte le canzoni italiane che vi hanno partecipato, ma ne racconto anche la storia dell'Eurovision Song Contest dove ha partecipato l'Italia. Se vi piace andare a vedere, a curiosare, c'è la playlist proprio dedicata all'Eurovision Song Contest nel mio canale. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto alla prossima volta, e forza Italia! Forza San Marino e un po' anche Malta. Ciao da Ale.